Adesso lo avremo. Abbiamo invitato Salvatore Cusimano, già direttore della sede RAI Sicilia, protagonista in quegli anni come giornalista di cronaca nera e giudiziaria, per cui per lui diciamo è stato quasi naturale No, ma tra l'altro legare fu quello che e era cucire. collegato da Palermo e Assolutamente. quindi Fece lui i ricordo la reportage Buttiglione diede la linea a Palermo e e c'era rimase Salvatore. Sì, storica, fu un'icona quel collegamento. E lui ritorna appunto dopo 5 anni dal documentario sul metodo Falcone nella Terra degli Infedeli con un nuovo lavoro sostenuto dalla Palumbo Editore che è I Semi del 92, per cui ci piaceva molto collegare l'intervento precedente con questo di adesso. Lui è collegato in audio, sì, no, sono non qua. lo vediamo. Salvatore, Buongiorno Salvatore. buongiorno. Ciao, ciao. Visto Che piacere che coppia vederti. strana Noi non ti questa vediamo. mattina, Salvatore. Coppia strana fino a un certo punto. Avete molte affinità. Siamo una coppia di fatto. Sa se ci sono le nostre mogli in ascolto. Esatto. Allora, Salvatore, io ieri ho visto questo meraviglioso documentario che hai fatto e devo farti i complimenti. Ti Perché ringrazio. mi sono emozionato, perché fa riflettere, perché pone delle domande, no? Che io ti giro, perché non so se c'è una risposta, ma diciamo questo sacrificio è stato vano di Giovanni Falcone oppure no? No, Aspetta, no, no. aspetta che Aspetta, rientriamo anche facciamo dare la risposta anche in FM. e ti Salvatore, finisce ripresentiamoci. il brano e ti ripresentiamo. Va bene. Bruno Mars, Fines, bentrovati. Questo è Open Day. Ivan Scinardo e Marco Eliana Chiavetti, no. Pomar. O Marco Terzo Pomar e incomodo, Ivan Eliana. Scinardo in collegamento con noi, il collega giornalista Salvatore Che Cusimano. adesso vediamo in tutto il suo splendore. E con la sua infinita libreria e meravigliosa libreria, con lui lo avevamo iniziato la scorsa settimana e proseguiamo questo percorso che ci porterà al 23 maggio, ai 30 anni dalla strage di Capaci. Cusimano ritorna a lavorare su un importante documentario dopo 5 anni sul metodo Falcone nella Terra degli Infedeli, adesso con I Semi del 92. Salvatore. Sì, diciamo che le cose ovviamente in tema di mafia non sono mai chiuse, non è una partita che si può definire ormai appartenente alla storia, come purtroppo sappiamo non solo gli addetti ai lavori, ma ormai è consapevolezza generale. Ebbene, come dicevate, io 5 anni fa ho raccontato che cos'era il metodo Falcone, se l'avevo fatto per i giovani magistrati, l'avevo fatto per le nuove generazioni. Quest'anno l'editore Palumbo, che è un editore scolastico di rilievo nazionale, diciamo di grande impegno civile, mi ha chiesto di poter realizzare qualcosa di nuovo, di originale. E allora ho pensato di raccontare un altro punto di vista, cioè da una parte riproporre tutti gli interrogativi che ovviamente sono ancora senza risposta e sono tanti, come accennavate poco fa. E poi soprattutto cercare di capire se quella stagione di dolore, di terrore che è presente negli occhi di tutti noi, in qualche maniera ha prodotto dei frutti. Ecco, io credo che quel sacrificio non sia vano per rispondere a Pomar, nel senso che non solo oggi abbiamo una legislazione che è tra le più avanzate d'Italia, ma quell'esempio, quell'altissimo senso del dovere di Falcone, di Borsellino e anche degli uomini delle scorte che hanno perso la loro vita per stare accanto e difendere i loro magistrati, ebbene, quel sacrificio ha prodotto nella società una grandissima quantità di associazioni, di volontari che stanno veramente cambiando le cose dal basso, senza tanti proclami, ma con esempi quotidiani di buon modo di vivere.
Salvatore, dopo 30 anni, adesso vedremo il trailer del tuo documentario, cucire al montaggio questi frammenti di immagini dove tu, 30 anni fa, eri protagonista come giornalista della Rai. Poco fa, prima di collegarci con Marco, ricordavamo quel collegamento che la Buttiglione fece proprio dandoti la linea. Ecco, che emozioni hai rivissuto dopo 30 anni nel curare il montaggio del documentario? Guarda, in una scena di Nella Terra degli Infedeli, l'altro documentario, si vede un Salvatore Cusimano ormai con i capelli bianchi che ogni volta che passa davanti alla stele alza la mano e saluta quei ragazzi. Io devo dire la verità, non è un gesto retorico, io lo faccio ogni volta veramente che passo, perché per me, fino a quando non ci sarà una verità compiuta, completa, su quello che è accaduto, su quella stagione terribile che comincia nel 90, all'inizio del 92 e finisce poi praticamente nel 94 inoltrato, cioè quindi quei 2 anni in cui la democrazia di questo paese è stata veramente a rischio e si è temuto un colpo di Stato, cioè si è temuto che la mafia fosse collegata a pezzi dello Stato deviato che voleva destabilizzare profondamente la situazione politica del nostro paese. Destabilizzazione che in realtà ci fu. Ci fu, Allora, certo. come si fa a perdere la percezione, l'emozione di quella voragine, oppure del fumo nero che si alza da Via D'Amelio e dei pezzi di corpo che abbiamo visto sulle pareti di quei palazzi completamente sbrecciati. Ebbene, io quelle cose non le dimentico, quelle domande non cesso di farmele, le ripropongo in ogni occasione possibile, sia parlando fra noi colleghi, ma anche andando Nelle nelle scuole. scuole, nelle università, facendo documentari, e quindi credo che questo lavoro collettivo che tanti di noi fanno sia un lavoro che aiuta la comunità a chiedersi e a chiedere giustizia. Salvatore, io ti volevo fare una domanda che mi è venuta dalla visione del documentario. I magistrati, diciamo, che tu intervisti non sono ottimisti. Tu hai parlato del fatto che comunque c'è un pezzo di società civile che nel silenzio combatte la mafia, no? Come diceva Gesualdo Bufalino, sarà un esercito di maestri elementari a sconfiggere la mafia, quindi un cambio culturale di generazione. Però l'allarme che ci lanciano, ci lancia Gratteri, insomma, è lì che in realtà ci sono dei piccoli segnali, ma inquietanti. Ma no, non sono piccoli segnali, sono segnali molto, molto forti. Esatto. La questione è che noi, lo sai tu che sei un artista, oltre che una persona impegnata, la vita è fatta di sfumature. Ora, noi sappiamo benissimo che da una parte c'è un pezzo di mondo che appunto ci dà speranza, perché quel mondo di persone umili che fanno quello che devono perché lo sentono profondamente nel proprio cuore. E poi c'è il potere, c'è il sistema, c'è la politica, ci sono le istituzioni più o meno infiltrate. Ebbene, ovviamente il tema della denuncia, che è fortissimo, perché le cose che dice Gratteri, che dice Nino Di Matteo, che dice anche Saverio Lodato, bene, quelle cose lì è giusto sostenerle con energia e con forza. Infatti io li metto all'inizio del documentario, perché nessuno immagini che questa sia una società pacificata. Non è una società pacificata e non ci si può arrendere alle consolazioni. Noi siamo di fronte, ripeto, a un tentativo pervicace, costante, ripetuto nel tempo, di banalizzare il fenomeno criminale. Lo hanno fatto in tutte le epoche storiche, in questi 160-170 anni di vita di Cosa Nostra, della mafia. Ora, fino a quando ci sarà un tentativo di dire non ci sono più morti, l'emergenza non c'è più, torniamo alla normalità, bene, io Salvatore Cusimano, come molti di voi, noi ci ribelliamo a questa banalizzazione perché, come hanno spiegato bene, secondo me, i magistrati, proprio nel momento in cui la mafia non uccide,
ed è diventata, come dicono oggi, sommersa, in realtà è potentissima e Certo. continua a fare gli affari giorno per giorno, quartiere per quartiere, borgata per borgata, strada per strada. Allora Marco, parole intense che condividiamo assolutamente. Noi invitiamo quanti ci stanno ascoltando a passare su Facebook, la Palumbo Editore e Salvatore Cusimano ci regalano un momento di questo documentario con un trailer dei semi del 92 che vediamo sulla diretta Facebook. Alla radio c'è Francesco Renga con Mille Errori. Ripeti la nota 5. Parliamo 27 in ascolto? La nota 500 è deceduta. Parlò di menti raffinatissime che erano all'esterno della mafia. Riina disse agli altri capi provincia riuniti nelle campagne di Enna nel 1991, quando venne ideata quella strategia complessiva. Dobbiamo fare la guerra per poi fare la pace. C'è stata una persona, non sappiamo se una donna o un uomo, che ha avuto la freddezza, la premeditazione, che sapeva che un attimo dopo quello scoppio aveva il compito di recuperare quell'agenda rossa. E la pesantezza di vivere in una città dove la mafia aveva il volto dello Stato. La verità rimanente è molto più complicata da raggiungere, perché in un certo senso deve essere lo Stato a condannare se stesso. Dentro la magistratura Giovanni aveva molti che lo amavano e lo stimavano, ed alcuni che si infastidivano, proprio perché cambiava le cose. Questi nomi devono graffiarci. Credo che nel 92 sia successo questo, che molta gente ha capito che è fondamentale dire chiaramente da che parte stare. Se oggi anche per i ragazzi e le ragazze di quartieri popolari come lo Zen, l'antimafia è un valore e la mafia è un disvalore, è grazie a quello che si è fatto dopo gli anni 90. Per la nostra generazione quegli anni sono stati è un segnale potente dove ci veniva chiesta una risposta autentica. Era Francesco Renga con Mille Errori e noi abbiamo visto in diretta Facebook il trailer del documentario a firma di Salvatore Cusimano, giornalista, I semi del 92. Testimonianze forti, toccanti, Marco, ma vogliamo chiedere 2 minuti di pazienza al nostro Salvatore, mandiamo in onda la pubblicità, Riccardo, e ritorniamo poi in Tra studio, pochissimo, Marco, sì. per continuare a parlare di questo lavoro importante di Salvatore Cusimano. A tra poco. Rieccoci in diretta, un buongiorno ai nostri radioascoltatori. Abbiamo in collegamento con noi il collega giornalista, già direttore della sede Rai Sicilia, Salvatore Cusimano, autore di un importante e interessante documentario, I semi del 92. Abbiamo visto, vedetelo Marco, un trailer. perché Tra l'altro è bello perché Palumbo Editore sì, lo ha l'ho messo inserito subito sul sul sito, quindi è sito. di facilissima fruizione. Salvatore, mi è piaciuta molto, ecco, e ti do un gancio per la domanda, l'avere lanciato il documentario in un giorno importante che il 9 maggio ricorreva appunto l'uccisione di Peppino Impastato nel 1978. Peppino Impastato, come avete visto nel documentario, ricorre spesso. Ricorre spesso anche l'immagine dei 100 passi, cioè del processo di liberazione che tutti dobbiamo cercare di compiere e di
una grande lungimiranza, anche un forte senso, uno spirito civile, l'impegno civile che si manifesta ovviamente nelle scelte editoriali che loro ogni anno fanno ovviamente, ma in questo caso loro hanno proprio voluto fortemente, Giorgio e Mario Palumba hanno voluto fortemente questo progetto audiovisivo, perché ovviamente la loro produzione è soprattutto libraria, ma hanno anche un'area multimediale, però hanno voluto che realizzassimo un prodotto che, come avete visto, ha comportato un notevole sforzo, perché tutte le immagini sono girate ex novo, tranne le pochissime certo. sequenze dell'attentato. Sono anche immagini di una Palermo bellissima, una Palermo vista dall'alto, una Palermo anche luminosa, com'è nella nostra realtà, piena di contraddizioni, tanta bellezza che si incontra con tanto dolore, con tanta memorie brutte, orribili, che ancora ci inseguono. Torniamo in diretta anche in FM. Radio e continuiamo a chiacchierare con sì. Salvatore Cusimano. Abbiamo ascoltato Gail con A, B, C, D, E, F, U. Vabbè, mica devi dire tutto. Dille prima e poi... Un ben trovati, siete all'ascolto di Open Day Cinema. Siete su Radio non In. Non è Open Day, abbiamo detto. È un Open Day. È un Open Day senza Lina Chiavetta, è come un gin tonic senza gin. Bella questa cosa. Noi siamo l'acquatonica. Salutiamo il nostro ospite, il collega giornalista Salvatore Cusimano, con lui stiamo raccontando un po' questi anni veramente difficili attraverso le immagini suggestive del documentario I Semi del 92. Sì. Mi piace molto, Marco, evidenziare questa finalità pedagogica che ha uno strumento come l'audiovisivo, di cui c'è tanto bisogno in sì. termini di divulgazione, soprattutto nelle scuole. Per cui, Salvatore, il ringraziamento alla Palumbo Editore. Sono certo che inizierete anche un tour nelle scuole per far vedere il documentario e raccogliere, soprattutto nelle nuove generazioni che non hanno vissuto quei periodi, anche degli input moderni, no? Attuali. Certo. Guarda, noi abbiamo già cominciato ad andare nelle scuole e proseguiremo quasi per tutto il mese di maggio e poi continueremo a giugno. Bravi. È previsto anche che si faccia una proiezione, sempre che venga confermata, ma a oggi è confermata addirittura al Senato, quindi io sono onoratissimo. Ovviamente l'editore Palumbo è felice perché ha donato questo prodotto, non ha molti ritorni ovviamente economici, certo. quindi ha fatto un dono, è stato generoso, ha donato questo progetto alla comunità e poi questo andrà anche presentato nelle televisioni, adesso a Rai News 24, oggi pomeriggio alle 15, poi sarà su Rai 3 il 23 maggio. Insomma, in qualche maniera stiamo cercando in tutti i modi di farlo conoscere, perché non per la nostra vanità personale, che diciamo è inutile nasconderlo, c'è anche un po'. Ah, quindi va in onda Rai 3, chiariamola questa cosa. Alcuni pezzi saranno ospitati anche da Rai 3 nella trasmissione okay. che si chiama Fuori TG il 23 maggio. Quindi ci sono, e poi a Rai News 24 oggi alle 15 Beh. Saremo in diretta peraltro da Palermo, quindi anche sarà una bella occasione per riflettere e continuare questa riflessione che voi avete avviato in maniera così matura e così intensa. Ora, ovviamente, che cosa deve restare di questo documentario? Deve restare, come dire, l'impegno di tutti a pretendere verità. Ecco, io penso che questa sia la finalità con la quale noi l'abbiamo realizzata, anche con una forte carica emotiva che si coglie in molti momenti, no, del racconto. Penso solo al professore Loverso, che ci racconta un falcone inedito, che è il falcone che prima di diventare falcone, cioè quando lui viveva a Trapani, aveva una vita serena, tranquilla, da magistrato si impegnato, ma che aveva anche il tempo per la sua vita privata, per la sua vita personale, le sue passioni, i suoi hobby, ce lo fa leggere in una chiave che
che è diversa rispetto a quella che noi cronisti abbiamo conosciuto, di un Falcone che non riusciva nemmeno a respirare praticamente per il carico di lavoro, come Borsellino che si caricava di una quantità di impegni, soprattutto nella fase finale della sua vita, veramente incredibile. Quando diceva non ho tempo, non ho tempo, e continuava a andare, a partire, tornare, prendeva appunti, e poi, come dice Gratteri, mentre c'erano le fischiavano ancora le orecchie a chilometri di distanza e c'erano i segni dell'incendio sulle macchine, sul fumo, c'erano i corpi carbonizzati per terra, qualcuno ha avuto la freddezza di prendere la borsa di Falcone e di estrarre l'agenda rossa, dove il magistrato segnava tutti gli elementi più importanti delle sue indagini, e farla sparire. E questo francamente è avvenuto all'interno dello Stato, e questa è una cosa che non si può dimenticare. Senti Salvatore, se abbiamo il tempo ti volevo fare una domanda. A me mi ha colpito anche una cosa molto bella che diceva Mariangela Di Gangi nel documentario, è che mi appartiene come esperienza, perché ho lavorato tanti anni con Don Luigi Ciotti nell'ufficio beni confiscati di Libera. La risposta che si deve dare alla mafia è quella che, come dire, anche dal punto di vista biecamente economico, conviene stare all'altra parte. Fino a quando noi non avremo fatto questo passaggio, cioè per esempio i beni confiscati, il riutilizzo dei beni confiscati, legge che poi ha voluto Pio La Torre e per cui ha perso la vita, è una cosa sacrosanta. Se noi riusciamo a riattivare quei beni che prima erano della mafia e producevano ricchezze, diciamo, macchiate di sangue, e invece riusciamo a restituirli alla collettività con dei progetti seri, reali, eccetera, questa è una risposta devastante. Seri e visibili. Esatto. Cioè, molti di questi progetti, alcuni per carità sono anche stati realizzati, ma sono poco visibili. Sì. Secondo me bisogna creare, come dire, un network che faccia emergere anche come questi beni vengano utilizzati. Noi sappiamo che dietro la gestione dei beni ci sono state inchieste, indagini, processi, condanne, cioè c'è stata anche, come dire, un'antimafia che ha approfittato, diciamo, della visibilità per il proprio tornaconto personale, oppure per i propri intrecci, i propri progetti, diciamo, pseudopolitici. Queste cose appartengono alla cronaca. Allora, come dire, io credo che questo documentario faccia emergere le persone per bene che si sono sbracciate e hanno lavorato, e bisogna fare in modo che anche nell'ambito dei beni sequestrati emergano tutte quelle iniziative concrete, positive, finalizzate non solo a un utilizzo pieno dei beni, ma anche a un tornaconto nei confronti delle persone. Cioè, se le persone, peraltro lo diceva Gratteri in un passaggio di questa bella lunga intervista che prima o dopo noi con i Palumba abbiamo deciso di mettere integralmente, perché ovviamente, come sapete benissimo, lo sa benissimo Ivan, noi giriamo 40 minuti di Matteo, poi ne usiamo 8-9, no? Abbiamo girato 20 minuti con Gratteri, ne abbiamo usato quello che potevamo, perché l'economia generale... Devi sacrificare. Esatto, devi sacrificare. Però noi abbiamo pensato di mettere queste interviste integrali, di metterle in linea. Lo faremo appena abbiamo il tempo e la possibilità. Per esempio, come contributi Gratteri, extra. Esatto, extra. Gratteri dice una cosa importante. Dice due cose importantissime. Primo, innanzitutto io spiego ai mafiosi di basso livello che loro non arriveranno mai a essere ricchi come i loro capi, avranno solo le molliche, e quindi non gli conviene, perché beccheranno comunque decine e decine di anni di carcere durissimo. La seconda cosa dice, i ragazzi, bisogna parlare con i ragazzi, bisogna spiegare tutto ai ragazzi, perché loro sono come spugne e assorbono il bene e il male, e noi che predichiamo il bene dobbiamo arrivare prima di chi predica il male. Infatti non è un caso che io finisco il documentario con le voci dei ragazzi, che devo dire mi sono un po', ho seguito anche un suggerimento di mia moglie che mi diceva ma devi far vedere anche i liceali. Allora
sono andato a cercare Barbara Fedele, che è una professoressa che ha un'attività, un'attività straordinaria sui temi della legalità, e abbiamo messo in pochissimo tempo insieme delle voci con pensieri autentici, originali, e poi quella frase, ecco, la frase di Falcone, che secondo me è un pugno nello stomaco. Bellissimo, bellissimo. Questi nomi devono graffiarci. Voglio prendere in prestito una frase di una delle tue testimonianze. Professoressa Di Bartolo, preside della scuola Pertini Sperone. Grazie, grazie Salvatore. Invitiamo i nostri ascoltatori ad andare a vedere sul sito della Palumbo Editore questo bel documentario di Salvatore Cusimano, I semi del 92. Noi chiediamo scusa ai colleghi della redazione per i due minuti che abbiamo rubato, che abbiamo per, il notiziario. Salvatore, grazie davvero di cuore e complimenti. Grazie Salvatore. Una bella conversazione. Grazie a te, un abbraccio. Grazie. C'è il notiziario.